Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, intanto la mia stima per Pierluigi cresce anche quando lo sento così analizzare in modo molto pragmatico e puntuale una situazione. Certamente è stato un momento, è un momento in cui bisognava far maturare quei frutti di una cosa, ma non posso dare una responsabilità al Movimento 5 Stelle per quello che è successo. Cioè, il secondo dopo che il Presidente del Consiglio ha deciso di dimettersi, perché questo è successo, avendo preso tra l'altro un'ampia maggioranza sia alla Camera che al Senato, sì. Ha aperto una crisi non politica ma una crisi di governo, il Partito Democratico di fatto ha detto bene, questa è una responsabilità del Movimento 5 Stelle, non vogliamo più avere niente a che fare con il Movimento 5 Stelle. Questa certo. È stata la scelta di Enrico Letta e del Partito Democratico. Ora dire che siamo noi a aver tagliato l'albero lo certo. Trovo piuttosto surreale. Dopodiché voi 4 anni fa, nel 4 marzo del 2018, avevate preso un sacco di voti, vi siete impegnati come doveroso in esperienze di governo e in tutte quelle esperienze di governo voi avete perso tanto consenso. Ritornare a una strategia della solitudine non rischia di penalizzarvi ancora di più a questo punto? Però a proposito dei frutti che starebbero sull'albero. Io credo che non si debba ragionare, almeno mi piacerebbe non ragionare sempre per la convenienza di una forza politica rispetto a un ritorno elettorale. E io credo che ci siano molti temi che vanno affrontati, che danno frutti a lungo termine e che le forze politiche devono mettere in campo a prescindere dal ritorno elettorale che hanno. Penso che il tema della transizione ecologica, il tema dei cambiamenti climatici che mostrano gli effetti quotidianamente, vanno affrontati mettendo in campo politiche che daranno frutti fra 10 anni, fra 15 anni. Se una forza politica guarda soltanto il proprio ritorno, non deve mettere in campo quelle politiche là, deve fare altro, deve parlare alla pancia del paese. Io vorrei parlare certo. Un po' più alla testa e ai problemi dei cittadini, anche a medio e lungo termine, disegnare un orizzonte raggiungibile e un percorso per raggiungere quell'orizzonte. Però i 5 Stelle anche 5 anni fa dicevano: noi non ci alleeremo con nessuno, presenteremo la nostra idea di paese, il nostro programma ai cittadini. Dopodiché non avete preso il 51%, vi siete dovuti alleare. Prima con la destra, poi con la sinistra, oggi tornate ad una scelta solitaria. Alla con fine, che credibilità alla fine di pensate questa, di poter alla fine di questa rivolgervi all'elettorato? Alla fine di questa legislatura, citiamo dei provvedimenti che hanno caratterizzato questi 4 anni e mezzo. Io non ne trovo nessuno che non sia figlio di politiche messe in campo dal Movimento 5 Stelle, dal decreto dignità alle norme sulla giustizia, lo spazzacorrotti, il reddito di cittadinanza, il super bonus, elementi caratterizzanti di questa legislatura. Si possono criticare perché magari li si reputano strumenti non adeguati, questo fa parte, come posso dire, del dibattito politico che deve esserci, ma questa è una legislatura che è caratterizzata dai provvedimenti del Movimento 5 Stelle, che non ha potuto governare da solo perché non aveva i numeri per farlo, ma che ha imposto alle altre forze politiche i propri provvedimenti. Dopodiché il risultato che faremo nelle prossime elezioni dipenderà da tanti fattori, dal fatto che andiamo ovviamente da soli, quindi magari numericamente la nostra presenza in Parlamento sarà limitata per il taglio del numero parlamentari, per il fatto che agli uninominali, salvo alcune zone del Paese, probabilmente saremo poco competitivi andando da soli. Ma credo che un ragionamento sano sia quello di valutare le cose che abbiamo fatto. Prendiamo il super bonus, una certo. Misura che Nomis, ma non noi, ha citato come esempio anche di ritorno economico per il Paese. Ci sono dei dati che, ripeto, non li avevamo scritti noi, che dimostrano quanto sia stata geniale quella misura che abbiamo implementato e quanto abbia inciso poco sulle truffe che sono sempre citate, perché il superbonus, tra tutti i bonus edilizi, è quello che meno di ogni altro ha causato truffe. Spesso, però è anche vero si che è fatta ha avuto molta confusione di, sul tema, moltiplicatore nei prezzi, che in una fase in cui anche, anche questo, mi scusi, un piccolo dettaglio. Sì. Il super bonus ha dei limiti chiari di valutazione delle opere che vengono realizzate. Qua parlo più da ingegnere che da ministro, ma sono i prezziari di riferimento, sì. C'è un'analisi di prezzo che il tecnico deve asseverare e ci sono dei massimali di incentivo. Per cui se io pago 7.000 euro una caldaia posso sempre arrivare a 1.940 nell'importo del 110%. Quindi
dire che ha inciso sull'aumento dei prezzi non è vero. Poi i prezzi nell'edilizia sono aumentati più in Germania che in Italia, non mi sembra che in Germania ci sia super bonus. Allora, lei diceva, questa legislatura finirà e verrà ricordata per una serie di provvedimenti che sono tutti frutto della nostra iniziativa. Quindi avete rotto con il governo Draghi perché vi stavate rendendo conto che non avevate più capacità di incidere veramente nell'agenda del governo? No, perché non abbiamo avuto risposte rispetto a dei temi, i famosi 9 punti che abbiamo posto all'attenzione del Presidente del Consiglio, che il Presidente Conte ha illustrato al Presidente del Consiglio, e nel momento in cui poi si è andati in aula quelle risposte non sono venute e quindi abbiamo inteso fare una scelta diversa rispetto a quella precedente. Però lo chiedo a uno che ha fatto il ministro, che viene da Trieste, quindi molto lontano da Roma, si può far cadere un governo per un inceneritore? Si può non votare un provvedimento di 14 miliardi di aiuti in una fase molto complicata per il paese per un inceneritore, quando in realtà ci sono tantissimi inceneritori nella provincia, nella pianura padana? Io ricordo che alla Camera, dove avevamo voto di fiducia e voto sul provvedimento differenziati, abbiamo votato la fiducia e non abbiamo partecipato al voto sul provvedimento. Avremmo fatto lo stesso al Senato se ci fosse stata la possibilità regolamentare per farlo. Mm-hmm. Quindi il voto sul provvedimento c'era, quel provvedimento è stato sporcato. Io mi chiedo, invece di chiederci perché non l'abbiamo votato, chiediamoci ma perché è stato inserito in un provvedimento di aiuti alle imprese, alle famiglie, ai cittadini, un tema che non c'entrava assolutamente nulla con quel provvedimento. Okay. Io credo che forse si cercava proprio un elemento di scontro per poi provocare quello che successo dopo. Col senno di poi, considerando che voi volevate porre dei temi, poi qualcuno è arrivato fino in fondo e Lega e Forza Italia non hanno lasciato l'aula e hanno fatto cadere il governo, col senno di poi forse non rifareste la stessa cosa, facendo precipitare il paese alle elezioni anticipate in una fase molto delicata? Ragionare col senno di poi è sempre molto 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 facile da un lato, però non incide sulla concretezza delle cose che sono successe e che, tornando a quelle condizioni, rifaremo le stesse scelte. Poi non siamo dopo 2 anni di legislatura, le elezioni erano previste a marzo, il momento elettivo non può essere visto sempre come uno spauracchio, un momento di partecipazione democratica, forse il momento di partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica, si vota quando si deve votare. Mi dice com'è finita con il presidente Draghi, com'è stato il primo Consiglio dei Ministri dopo la sfiducia? Dai giornali si leggeva che avevate un rapporto, lei... Continuiamo ad averlo come prima, poi io sono convinto che i rapporti personali e la politica possono convivere su piani e aspetti diversi, si può non essere d'accordo su elementi politici, ma sul piano personale non vedo perché ci debba essere un'incidenza. Ci siamo lasciati dopo quel primo Consiglio dei Ministri riconoscendo le tante cose che abbiamo fatto e anche il lavoro che ci aspetta da qui fino a quando non ci sarà la campanellina che suona a Palazzo Chigi e il giuramento di un nuovo governo, perché ci sono tante cose che possiamo fare e che dobbiamo. C'è qualcuno che diceva che il decreto aiuti bis sarebbe stato di 2-3 miliardi per colpa nostra, che il PNRR sarebbe saltato per colpa nostra, mi riferisco ovviamente a Luigi Di Maio che ha fatto un po' di terrorismo psicologico in quei giorni. Mm-hmm. Abbiamo visto che il decreto è da 17 miliardi, che le attività sul piano nazionale di ripresa e resilienza continuano come prima, pubblicherò a brevissimo il bando sull'agrisolare, una misura fondamentale per l'agricoltura, per la diversificazione del reddito e per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con l'installazione sulle coperture delle strutture esistenti di pannelli fotovoltaici, quindi l'attività dei ministeri va avanti e in quel Consiglio dei Ministri ci siamo detti che dobbiamo continuare così. Allora, lei ha detto il Movimento 5 Stelle non ha paura del voto, corriamo da soli. Alessandro Di Battista può essere una risorsa per il Movimento 5 Stelle, anche se incarna una identità molto diversa, per esempio, dalla sua, che si è subito proposto come un uomo di governo, un uomo di mediazione. Alessandro Di Battista è un cittadino italiano non iscritto al Movimento 5 Stelle che potrà scegliere, come tanti altri, di iscriversi in queste ore, di presentare la sua autocandidatura, non so se lo vorrà fare, credo che abbia fatto delle scelte diverse anche di vita e quindi non so quali saranno le scelte, non lo sento da un po', ma ho avuto sempre con Alessandro un rapporto molto franco e leale, anche le volte in cui non la pensavamo allo stesso modo, sempre ha detto che forse avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più con noi qui in questa fase difficile di governo del Movimento, a partire dal primo governo che abbiamo fatto. Però non crede con la che Lega. La sua figura sia alternativa a quella proposta da Conte? Ma io credo che abbiamo
con una decisione sacrosanta del Presidente Conte, ha inserito all'interno dello statuto del Movimento 5 Stelle una carta dei valori alla quale tutti gli iscritti devono adeguarsi, e accettano di adeguarsi a quella carta dei valori quando si iscrivono e poi si autocandidano per il movimento. Se Alessandro ritiene di adeguarsi a quelle regole che ci siamo dati, a quei principi, certo, che ci siamo dati, dove ci sta anche l'Alleanza Atlantica come elemento centrale per il Movimento 5 Stelle, non portando l'Italia e l'Europa a essere succubi di altri, ecco, ma potendo quindi diciamo dire che il lungo viaggio in Russia non depone tanto a favore di Battista. Ha fatto una scelta sacrosanta, personale. Il suo silenzio è particolarmente chiaro. Andiamo in pubblicità.